Italia in arrivo il ciclone Kirk, ecco perché fa paura. L'uragano Kirk si sta muovendo rapidamente verso il nord Europa, e mentre non è ancora certo che colpirà duramente l'Italia, la situazione è comunque monitorata con attenzione dagli esperti. Attualmente di categoria 4, con venti che raggiungono i 230 km orari, Kirk si trova nel cuore dell'Atlantico. Tuttavia, non appena raggiungerà le acque più fredde dell'Atlantico settentrionale, perderà parte della sua potenza, trasformandosi in un ciclone post-tropicale, capace comunque di portare forti venti di burrasca. La situazione meteorologica sull'Italia è attualmente caratterizzata da una sorta di tregua. Oggi si verifica una fase di pausa tra due cicloni, con cieli nuvolosi e qualche schiarita. Si prevedono deboli piogge su Liguria, Alta Toscana e Triveneto, ma in generale sarà una giornata tranquilla. Tuttavia, questa quiete non durerà a lungo, l'uragano Kirk farà sentire la sua presenza in Europa. Dopo aver attraversato la penisola iberica, Kirk passerà sopra Francia e Germania, lambendo il nord Italia. Abbandonando le calde acque tropicali delle Azzorre, incontrerà le correnti subpolari, trasformandosi da uragano tropicale a ciclone extratropicale. Nonostante la perdita di parte della sua intensità, Kirk sarà comunque in grado di portare piogge abbondanti e venti tempestosi anche in Italia. Le regioni più colpite saranno Liguria, Alpi e Prealpi, dove le precipitazioni saranno intense, seppur meno violente rispetto alle precedenti perturbazioni. Si prevede forte maltempo con rischio di mareggiate e alluvioni, specialmente al centro-nord. Nel resto del paese, invece, le temperature rimarranno elevate. Si attende caldo anomalo al sud, con 35 gradi centigradi in Sicilia e 26 gradi centigradi a Roma. Nubifragi, allagamenti, burrasche di vento e mareggiate sono previsti con l'arrivo di Kirk. Fortunatamente, non c'è rischio neve, poiché le temperature rimarranno alte per il periodo, con lo zero termico tra i 3.000 e i 4.000 metri anche al nord. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!